Non so come fai a dormire. Vuoi tirarti su? Benvenuto a Lake Knot City. Che c'è? Niente. Andiamo. Il carico viene da Port Knot City ed è diretto a Lake Knot. Queste cose le lascio a te. Il terminale per le consegne è laggiù. Nel frattempo, io devo sbrigare delle faccende. Ci vediamo, Sam. Allora ragazzi, uno commenta a Sam che mentre lei parla, mentre già parlava, lui... E lei vendica, ci lascia tutto... con tutto questo. Stati però a Lake Knot City, finalmente. Abbiamo scoperto che per dare conto a un rapporto con Inks, se per me lei vuole anche lei eliminarlo, visto che era prima un alleato suo e poi invece ha tradita. E vedremo poi cosa è successo fra loro due. E senti di Amelie, che sempre compare, che il suo corpo è lì nel... nella spiaggia, che sempre richiama Sam. Io di Melissa non mi fido tanto, perché per tutto visto come X gesta come lei e l'estinzione, come se quella donna fosse l'estinzione in sé e l'estinzione può venire l'estinzione per gli esseri umani. Poi anche il fatto che il suo corpo sia lì fa pensare a una, come film, ecco qui come si può parlare da tutte cose, il film di Casper si diceva come i fantasmi o i, diciamo, le anime dei morti che stavano nel mondo umano perché avevano le faccende in sospeso. E siccome il corpo di Amelie è lì bloccato, cioè lei non è realmente morta, non so che sia lei la connessione fra il Death Stranding, fra la spiaggia, il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Dicendo, ho davvero i miei dubbi, però vediamo qua, dai, 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 ma come non caricare tutto, dai, 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 ma come non c'è stai, boh, raga, impressionato. Ok, però, vediamo un po' di sistemarci un poco. Si rispondono automaticamente. Ok, perfetto, devo vedere così è meglio. Cioè, io ho delle dubbi su Amelie, perché sembra che lei, insomma, non ci colpi, non sia lei la... successo. Non sia lei la colpevole, però sapete, la sua conversazione con Death Stranding, con Bridge, quello che succede mi fa davvero pensare male. Secondo me Fragile ha qualcosa con Sam, perché conosce che lui ha un certo legame. E noi siamo qui per Lake City, facciamo la nostra spedizione, ok, qui delle pacche smarriti. Metallo, go go. Figlia, vai Sam. E anche vuol dire che cavolo basta. Andiamo al massimo. Ok. Spostati. Vediamo un po'. E parte la musica, lo stacco. Scusa, ho sbagliato tutto tasto. Stacco. Il dov'è? Niente, non posso staccare la musica qui a quanto pare. E dov'è? Secondo me il video, ecco qui, fatto. Perfetto, ho staccato la musica. Andiamo a continuare questi pacchi, perché non mi viene copyright in questi video. Cioè mi scoccia le copyright, dove togliere delle parti del gioco, togliere parte di audio, che magari non posso togliere la musica, togliere tutto quello che c'è, anche il mio parlare, che non è certo copyright il mio parlare, o anche togliere qualcosa del gioco che è importante. Allora è terminato questo. Che mi sto caricando. Oh 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 oh. Sam. Dove sta il terminale? Guarda, c'è la resa, non ci interessa. Ma siamo distanti? Perfetto. Devo camminare tantissimo, mi sa. No, mettiamo una città nella grotta. Oh no, è notte. Pensavo tipo la Cappadocia o Cappadocia che aveva la città dentro la montagna. Quindi andiamo lì. 188 metri, va bene. Non c'è la moto. Penso per essere quella la nostra destinazione. No, sta di qua, perfetto.
E non consegue questi pacchi e con questo con questi soldi molto lungo e che è anche pieno di roba. Abbiamo conosciuto ovviamente X, il capo dei cattivi, quello che ci ha attaccato la prima volta quando eravamo col popolo Igor. Sappiamo che era alleato di Fragile in qualche modo, ma che poi lui è cambiato e l'ha traditi. E poi vedremo anche di capire Amelie se davvero lei gli possiamo fidarci oppure è la persona che vorrà l'estinzione. Perché ragazzi, Destiny vuol dire anche, in che modo, estinzione, penso. Sarebbe basato anche a tesore. Così, oh, scusami. Così non apparirà. Fermati. E vabbè. Facciamo così, facciamo prima. E ripetiamo, ancora c'è BB che ci date i ricordi del passato di quell'uomo. E bisogna sapere anche perché, cioè, sì, come ho detto. Mamma che. Non sembra così una grotta. Certo anche coso Deadman che in pratica c'è quasi un. Cioè, perché i BB quando si collegano c'hanno anche loro ricordi rimasti come fossero nostri, ok? Ma voglio capire veramente se quell'uomo avrà la fa. Cioè, sarà connesso alla storia, visto che insomma, quando ha proprio preso un personaggio, non penso che sarà solo l'ennesimo così ricordo. Penso che un giorno lui potrà venire, visto che ormai il mondo dei morti e dei vivi è connesso, magari lui potrà anche tornare in qualche modo, eh. Non lo so. So quando un uomo ha una moglie quasi morta e un bb, il suo figlio che è qui ancora vivo, diciamo vivo qui che l'aspetta, non sappiamo se la sua connessione con il mondo dei vivi sia totalmente tolta. Comunque andiamo a fare questa spedizione, andiamo a dare anche i pacchi smarriti e poi ci andiamo a riposare finalmente che ce lo meritiamo. Welcome. E poi andremo avanti nel prossimo episodio con la storia di Sam Portenbridge. Ok, perfetto. Benvenuto. Abbiamo seguito la tua nave. Non ti voglio scocciare, ma devo chiedertelo. Tutto quello che trasporti è a posto. Niente di pericoloso o illecito. Ti avranno già controllato quando sei entrato, ma voglio dare un'altra occhiata. Tutto a posto. Non rilevo nulla di insolito. Il carico è perfetto. Questa roba non la vediamo da un po'. Allora, quello come dubita di nome, ma cosa deve mettere a dubitare di Sam Portenbridge ex Sam Strand? Vabbè, qua fatto, dobbiamo anche tirare per i partiti e poi vediamo se ci fa connettere con la Cupid. Dobbiamo tirare l'Exit, perfetto. Poi tutti Lake Knock, Capitan Knock, Port Knock, sai che vuol dire Knock? Scusa il disturbo. Non si è mai troppo prudenti. Si dice che tu abbia un Cupid, è vero? Puoi collegarci. Quindi siamo finalmente in rete. Era ora. Non tratteremo il contatto. Capital Nut City saprà tutto. Se condividere i dati fa sentire tutti più al sicuro, io ci sto. E stai certo che non sono l'unico a pensarla così. Andava meglio quando la Bridges 1 arrivò la prima volta. Non ricordo terroristi e CIA che ci rendevano la vita difficile allora. Fa attenzione là fuori, il mondo non è quello di un tempo. E grazie. Hai superato Ground Zero, Sam. Congratulazioni. E grazie. Da qui in poi sarà più dura.
Durante la prima spedizione era diverso. C'era la pace. Le tre città, Lake, Needle e South Note, appoggiavano tutti i nostri piani di ricostruzione. La Fragile Express era stata ingaggiata da tutte e tre per trasportare provviste e collegare persone. Ma tutto questo è cambiato un anno fa, quando i separatisti hanno sferrato gli attacchi. Hanno distrutto Middle Note City. Hanno fatto detonare vecchie bombe atomiche. Metà di South Note City è saltata in aria. Perdite devastanti. La Bridges non ha le risorse per collegare da sola le città rimanenti. Dobbiamo assicurarci il supporto di tutti, anche di chi non vuole avere a che fare con le UCA, per quanto sembri impossibile. La situazione è cambiata drasticamente da quando la Bridges 1 andò a ovest. La distruzione di Middle Note in particolare ci ha fatto adottare una nuova strategia. È come ha detto Amelie. Non abbiamo il tempo o le risorse per costruire un altro nodo di quelle dimensioni. Per questo abbiamo stretto accordi con gente come i Prepper. La nostra unica opzione è usare i loro rifugi per rinforzare la rete. Bisogna essere persone speciali per vivere qui da soli. Del tipo che se ne frega di unirsi alle UCA. Oh, lo sappiamo, nessuno si aspetta che dicano subito di sì. Ma anche se non amano avere a che fare con gli altri, con la Fragile Express vanno d'accordo. Vuoi che usiamo la sua reputazione per entrare nelle loro grazie? Bingo! Anche lei è d'accordo. In cambio lei cosa ottiene? Niente, in realtà. Potersi vendicare di X, immagino. E non posso certo biasimarla. Le ha tolto tutto quello che aveva. Il tempo cura alcune ferite, ma non le sue. Il lavoro che ci aspetta non sarà semplice. Ma è necessario. Ora riposati. Parleremo ancora dopo. Tieni. Per me? Si chiama Kipu. Vuol dire nodo in lingua antica. Si può usare anche per contare. Faccio un nodo per ogni nuovo amico. Ok. Allora, che ne dici se ne faccio uno ogni volta che ci vediamo? Questo deve essere molto importante per te se l'hai portato fin qui. È molto speciale. È speciale, l'ho fatto per te. Lo porterò sempre con me. Ti va uno spuntino? Che cosa ci fai qui? Perché non lo chiedi al tuo capo? No. Voglio dire, qui dentro. Ho una consegna per un corriere. Questo ti sarà utile per il viaggio. Servirà a identificarti come membro della Fragile Express. È fatto con il mio sangue e i cristalli chirali. È un segno del legame con me. I Prepper della zona non ti daranno fastidio se vedranno che lo indossi. Eravamo gli unici a fare consegne da queste parti. Era il nostro territorio. Finché X ha rovinato tutto. Me, la Express, la nostra reputazione. Tutto quanto. E ora vuoi fargliela pagare?
Tu da sola. Non sono da sola. La grotta, Port Not City, accanto al tuo letto. Così lontani eppure continuiamo a incontrarci. Ho attraversato il territorio delle CIA rischiando di finire in una voragine. Eppure sono qui. Sono qui. Tu puoi usare la spiaggia. Io ho una spiaggia. Tu hai la tua, io ho la mia. La uso per saltare nello spazio. Non posso far apparire le CA come Higgs, ma posso inseguirlo, bloccarlo sulla spiaggia. Il problema è che ognuno vi accede a modo suo. Posso passare solo da spiagge che conosco e che comprendo. Conosci sicuramente il termine multiverso. Ti senti bene? I salti mi prosciugano energia. Mi consumano il sangue. Tu devi andare a Edge Not City, giusto? Laggiù è pieno di terroristi. Ma se devi andarci per forza, prima o poi ti capiterà di avere a che fare con X. Senti, io mi occupo di consegne. Ammazzare mostri e terroristi non è roba per me. E se lo facessimo insieme? Userei il mio potere per aiutarti. Si sta dalla stessa parte anche senza lo stesso fine. Potrei inviarti io, dalla mia spiaggia. Ovunque ci sia abbastanza chiralium. Qualsiasi posto connesso alla rete chirale. E cos'è che ti aspetti in cambio? Mi aspetto che tu ci rifletta su. Tieni. Consideralo un incentivo. Chiama se hai bisogno di me. Con questo saremo collegati. Ci vediamo in giro. Bene ragazzi, alla fine abbiamo, in questo episodio che forse diventa in due, che è molto lungo, abbiamo sconfitto la CIA, ingrotto X, stretto un legame con Fragile, che ora che siamo qui nel suo ex territorio, visto che è nel suo territorio ma poi X ha distrutto un po' tutto, lei ci può aiutare non solo per ricollegare la chirale, perché molte città sono state distrutte, quelle vecchie in cui la prima spedizione stava creando quella connessione, grazie a un'esplosione di un Death Stranding e anche a bombatori. Quindi vedete quanto X e i suoi terroristi separatisti siano davvero potenti, non solo per quelle armi, diciamo, le armi possedute da X, la sua abilità, ma anche delle armi antiche degli umani. E però, diciamo, grazie a questo collegamento possiamo sia cercare di collegare più città alla rete chirale e espandere fino a Edge Not City, ma possiamo anche combattere insieme a Fragile X, visto che è un'arma molto potente, e più lo si ha, meglio è. Bene, come detto, io penso che questo video dirò in due parti perché è molto lungo, pieno di tante notizie. Viene anche il fatto che c'era un nuovo modellino. No, non vado a uscire. Non vado a uscire. Comunque ragazzi, noi ci siamo qui. Lascio questa parte. Accedi al terminale delle consegne di Lake Not City. Bene, comunque Diane mi sembra ci dà ordini. Come anche questo episodio, come andando anche con un ricordo di BB, dove il padre, il pronto padre, poi si reputa padre, vuoi portarlo. Sam, ricapitolando. Ah. Il tuo obiettivo attuale è estendere la rete chirale da Lake Not City a South Not City.
Per questo motivo dovrai utilizzare i rifugi come stazioni secondarie. Sinceramente non sarà facile. Fra Giles ha provato a convincerli, ma lo sai come sono fatti i Prepper. Molti non vogliono avere niente a che fare con le Uga. Quindi dobbiamo dimostrare loro che è meglio che stiano con noi. Capire di cosa hanno bisogno, cosa possiamo dargli e darglielo. Fallo e potrebbero acconsentire a unirsi a noi. Ok, dati da fare. L'elenco degli ordini è sul terminale. Beh, sto facendo un secondo di ultimi, abbiamo visto come, diciamo, il padre, quale si poteva padre, lo stava forse prendendo per fuggire, non lo so. Possiamo creare anche l'altra attrezzatura, vediamo un po' cosa si può creare ora. Una cassa vuota con un ID falso, ovvero... Ah, niente, puoi usare... per fregare, diciamo, i muli. Comunque, allora, la nostra missione è quella di usare, diciamo, i Prepper, ossia i rifugiati che stanno all'esterno della città, per collegare, per fare una rete, diciamo, delle stazioni secondarie e unisce a Salt Lake City, che dove si studia Salt Lake City, non penso. Comunque, mi cercare di collegare più possibile, convincere a collegare e non sapere niente facile. Vediamo un po', ma dov'è l'altra città? Per se non si vede. Va bene, ci sono state tante cose che abbiamo scoperto, cosa dobbiamo fare, ma quello che ci aspetterà lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Se avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se riceverete notifiche che i miei video usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere più sul mio lavoro. E detto questo, ragazzi, al prossimo episodio, da prossimi Terry, passa e chiudo!